Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti. Oggi è martedì 9 gennaio, buon anno a tutti. Prima puntata del 2018 di Good Morning Milano. Eccoci qua in diretta come sempre con è un martedì e quindi oggi parliamo di periferie. Lo facciamo come di consueto con il nostro ospite Walter Cherubini. Buongiorno Walter, buon anno e bentornato. Buongiorno, buon anno a voi per un sereno e proficuo 2018. Walter, allora, nel 2018 che parte alla grande, chi ci ha portato oggi come ospite? Abbiamo Nino Strada, che è vicepresidente dell'associazione Quattro Tunnel, che ha come campo di operatività il quartiere Greco e dintorni, per cui diciamo l'asse, il quartiere Greco è attraversato dai binari della stazione centrale. E quell'area che è a cavallo, no? E l'associazione Quattro Tunnel, appunto, siccome ci sono quattro tunnel nel quartiere Greco sostanzialmente che attraversano i binari, prende il nome da questa realtà fisica che si vuole e si sta riqualificando. Bene, buongiorno allora a Nino Strada, vicepresidente appunto Vicepresidente, la presidente è ammalata, quindi l'influenza ha colpito ancora. Quindi. Anche le influenze in questo periodo stanno colpendo, abbiamo dato notizia di oggi con gli ospedali pediatrici strapieni, Sì, pronto sì, soccorso sì, pediatrici sì, sì. strapieni. Ma insomma, invece parliamo di cose belle, perché insomma l'associazione Quattro Tunnel da un po' di anni si impegna tanto, però porta a casa anche tanto, no? Come Beh, sì, qualche risultati. risultato l'abbiamo avuto. Noi siamo presenti nel nostro territorio, che è quello della zona 2, del municipio 2, dal 2013, quindi stiamo facendo un po' di lavoro insieme a tanti altri cittadini che ci danno un po' del loro tempo e della loro competenza per spingere iniziative, diciamo, che strappino la nostra zona, le nostre aree al degrado. Quindi stiamo facendo molte cose, abbiamo fatto delle cose sia col municipio che con, diciamo, gli amministratori comunali, e quindi siamo abbastanza contenti. Tanto altro c'è da fare in periferia, nella nostra area, e quindi a maggior ragione chiedo che, diciamo, ci siano partecipazioni, utilizzate i nostri siti e la nostra pagina Stiamo Facebook per vedendo appunto in conoscerci. sovraimpressione e anche il sito internet appunto dell'associazione. Ricordiamolo, Quattro Tunnel, perché proprio c'è un motivo. Questo nome è non solo simbolico, in realtà è proprio Sì, ci sono pratico, quattro no? tunnel che passano sotto il cosiddetto rilevato ferroviario, che è quella struttura molto lunga, più di 1 chilometro, che sostanzialmente sostiene i binari d'arrivo alla stazione centrale. E noi operiamo intorno a quest'area qui, diciamo nell'area di Greco. Quest'area qui è caratterizzata da questo lungo serpente, attualmente totalmente inutilizzato. Sino agli anni 80, fine degli anni 80, come dire, questi spazi erano utilizzati dalle ferrovie per magazzini, ma anche, diciamo, in affitto a terze parti, Sì. no? Officine, piccoli supermercati, eccetera. Da qualche anno ormai sono stati svuotati, anche per una questione di sicurezza e di crisi, purtroppo, che è intervenuta in questi settori delle piccole attività. E quindi noi siamo di fronte a questo oggetto, no? Senza contenuti, senza presenza, che ci dà veramente un po' di malumore. Però ecco, è successo qualcosa. Nel frattempo, ti dicevo prima, prima c'era una società, diciamo, di Stato al 60%, che deteneva un po' la proprietà della gestione di questi spazi. Diciamo, da settembre dell'anno scorso c'è una nuova società privata che si chiama Grandi Stazioni Retail. E niente, da questa società noi aspettiamo che ci sia qualche spinta all'utilizzazione So che di avete seguito il progetto molto da vicino, quello che appunto Grandi Stazioni Retail vorrebbe mettere in atto. Non c'è ancora un master plan, ma manca poco. Siete però molto fiduciosi. Siamo molto fiduciosi, lo stiamo seguendo da tempo, sì, quando appunto, diciamo, non c'era ancora il privato, ma l'arrivo del privato ha, come dire, stimolato delle nuove iniziative, che adesso dovremo in qualche maniera seguire per quanto riguarda quello che è il ribaltamento, diciamo, di questa realtà, di questa prospettiva sui nostri quartieri. Perché ci saranno gli interventi anche dal punto di vista abilistico, dal punto di vista dell'impiego, no? Della diversificazione dell'impiego No, Walter, è molto di questi interessante vedere immobili. come appunto finalmente un'associazione, quella che una volta si sarebbe definita associazione di quartiere, associazione di chi abita appunto in quella zona, vede,
con buon occhio un progetto che arriva insomma da una grande società e anzi collabora per cercare di portare migliorie a questo progetto. Insomma, per una volta non è il no qui no oppure andate dall'altra parte. Ma qui si tratta di entrare nei termini della progettazione partecipata, perché ci sono due approcci ai temi e ai problemi. Uno è quello di enunciarli, no? E allora guardate le cose che non vanno, guardate le cose che non ci sono e quant'altro. L'altro invece è quello di essere partecipi della città e farsi carico anche del proprio pezzo di città, molto semplicemente, però anche con una capacità progettuale. Da questo punto di vista direi che l'Associazione Quattro Tunnel è una delle associazioni, delle varie associazioni che operano a Milano, che indicano la strada da percorrere. Per quello si sono strutturati anche con tutta una serie di competenze tecniche, per cui i cittadini, ciascuno nella propria attività professionale, chi fa il muratore piuttosto che l'imbianchino, ma chi fa l'ingegnere, l'avvocato e quant'altro, tutte queste risorse vengono messe insieme per una progettualità comune da proporre. Quindi quando si va all'interlocuzione anche con gli amministratori, e non si va lì a chiedere delle cose che poi bisogna vedere a quali uffici verranno assegnate, no, ma si va lì già con una proposta bella, chiara e articolata, in maniera tale che sia confrontabile, ma soprattutto utilizzabile. Esatto, non c'è come dire, scusa ti interrompo, prego. Non c'è soltanto la protesta, no? Che certe cose, diciamo, sono necessarie, si capisce, eccetera, no, e uno protesta perché questa cosa non viene fatta. Noi cerchiamo di portare anche la soluzione per arrivare, no, a superare il problema, e questo è, diciamo, quello che in molte situazioni ci ha permesso di interagire molto positivamente con l'organizzazione tecnica e amministrativa del comune, non solo, ma anche del municipio. AMSA mi diceva anche prima, fuori noi AMSA siamo riusciti ad avere un dialogo. Con l'AMSA c'è un dialogo straordinario con l'AMSA, no? Perché per esempio per i quattro tunnel, sì. Noi ci chiedevamo perché fossero sempre... sono stati ristrutturati prima di tutto, no? Sì. E di questo abbiamo un po' merito noi, ma anche la merito noi perché abbiamo spinto moltissimo per la ristrutturazione, perché erano veramente in una situazione di degrado e di fatiscenza totale. Ma la questione poi è venuta fuori dopo la ristrutturazione, no? Perché? Perché sulle pareti di questi tunnel si deposita smog, eccetera, per il traffico veicolare, quindi si sporcano rapidamente. Allora, l'AMSA non poteva, per questioni contrattuali, eccetera. Siamo riusciti, interagendo tra AMSA e Comune, a cambiare un po' le regole e farli, come dire, agire sulle pareti di questo tunnel con un tunnel viene pulito. Esatto, sono quattro tunnel, una volta al mese il tunnel viene pulito. A mezzanotte i tunnel vengono puliti uno per volta ogni giovedì, dopodiché, quindi abbiamo un tunnel ripulito ogni mese. E sono pulitissimi. Poi ecco, noi abbiamo un altro gruppo, lui parlava di come siamo organizzati. Noi abbiamo appunto un gruppo che si occupa di progettazione, sì. In cui ci sono architetti, ingegneri, legali e quant'altro, che si prendono a carico un po' delle situazioni del territorio e portano fuori delle proposte. Poi ci sono quelli del cleaning, ecco. Abbiamo un gruppo cleaning che si occupa della pulizia, del ripulire, non so, i tunnel, che è una delle cose, ripulire dalle scritte, soprattutto le scritte vandaliche, no? Che sono purtroppo un grosso problema, non tanto il murale, anzi magari se lo facesse anche un bel disegno va anche bene, il problema è la scritta, ma la tag, sì, quella scritta ha significato, è l'imbrattamento fine a se stesso. Uno va e trova una bella parete pulita e sporca. Invece l'aspetto della street art, chiamiamola così, è quella di intervenire su luoghi che magari sono degradati e che vedono tutti che sono degradati e uno ci fa niente, magari perché c'è un problema temporale di utilizzo di una determinata struttura parete, e questo può consentire da una parte l'espressione artistica, nello stesso tempo anche l'abbellimento infatti. Che è una cosa diversa da andare a sporcare. Invece avete questo gruppo appunto che fa queste cose, le radici giuste, date tra tutto, assolutamente, no? Sì, poi abbiamo appunto con il comune, abbiamo questo, no, non è un contratto, è un accordo silente, possiamo intervenire chiaramente. Questo è molto interessante, praticamente è appunto attività partecipata, ma proprio partecipata a tutti i livelli, quindi progettuale, diceva appunto, avete architetti, ingegneri, anche tecnici, insomma, di questo tipo, per vi mettete insieme e cercate soluzioni, le componenti, anche agronomi, ci occupiamo e poi spesso le idee non rimangono carta, non rimane scritta su carta, no, basta, no, no, diventano concrete, abbiamo fatto delle piazze, raccontalo delle piazze che avete
Dunque, allora è stata inaugurata recentemente. Una è famosissima, infatti, ormai. Una è famosa, piccolina, ma molto, molto speciale, della il nostro giardino degli artisti, no? Poi giardino, perché non poteva essere piazza, eccetera, come un giardino degli artisti. Gli artisti, scusa, adesso prendo, mi aggancio a questo discorso dell'inaugurazione, che è stato un momento veramente molto, molto, molto bello, no? Anche di aggregazione delle persone che si sono trovate finalmente un posto nel quale stare, no? Che era prima semplicemente come dire, una cozzaglia di macchine una sull'altra parcheggiate nella maniera peggiore. E alla quale inaugurazione hanno partecipato gli artisti. Noi siamo in una zona incredibile dal punto di vista della presenza artistica, no? Da tantissimo tempo noi ospitiamo artisti di grandissimo livello, no? Della prima ora, intendo, sì, quindi di una certa età, okay. E mi riferisco a Isgro, okay, no? Il quale organizza venerdì prossimo, abbiamo un'intervista con lui in questo posto che si chiama Rovereta House and Lab, no? Emile Isgro, che è un carissimo nostro amico, che ha, come dire, ci ha sostenuto moltissimo queste nostre iniziative. Poi c'è Sandro Martini, ce ne sono moltissimi. Perché la zona da tempo. Chiaro, da sempre, diciamo, abitato uno studio lì in zona. Da sempre, diciamo, quindi per quanto riguarda il passato. Infatti, adesso c'è una straordinario ritorno anche di giovani artisti, no? Pittori, scultori, grafici, chi si occupa anche di piccole sculture, di iniziative anche parziali, però diciamo una grande vitalità da questo punto di vista, e noi non la trascuriamo affatto, riteniamo che possa essere un animo, un sostegno, diciamo, a tutte le nostre iniziative. Il discorso della bellezza per noi è Infatti, appunto, quindi pulizia, bellezza, di conseguenza sicurezza sicuramente, perché poi si sa, no, un luogo più vissuto, un luogo più abitato lavoro, e frequentato diventa più sicuro, c'è poco da fare, gestione del territorio, viene da dire, nel senso, quindi proprio presidio anche proprio del territorio. A me piace, Walter, capire questo, quindi cosa ci insegna questa storia? Mi piace che tu trovi sempre una morale in questa storia. No, più che una morale, facciamo una fotografia, ecco. No, tiriamo fuori una fotografia da un album nascosto, perché il tema di questa città è un pochettino la dimenticanza. La dimenticanza. No? Quindi noi abbiamo tantissime ricchezze, ogni tanto qualcuna emerge, in particolare in periferia, perché c'è una buona notizia che viene data, cose di questo genere, ma non emergono mai sistemicamente. E quindi non sappiamo mai quanti teatri ci sono a Milano, quanti centri culturali, tanto per rimanere all'aspetto artistico, o quanti fanno dopo scuola, per rimanere a un taglio più culturale, istruttivo e anche sociale. Ecco, ogni tanto si tira fuori l'eccezione. Invece questa eccezione, Quattro Tunnel non rappresenta un'eccezione, ma rappresenta una piccola regola che è abbastanza disseminata sul territorio, anche se poi è difficile emergere, perché siccome sono tutte iniziative fatte con il volontariato, e quindi ognuno ritaglia la propria fetta di tempo, ma l'importante è la connessione anche sul luogo, e quindi nasce il giardino degli artisti perché si vuole riqualificare un'area degradata e un pochettino abbandonata anche all'incuria di chi ci abita, spesso. In secondo luogo però viene dedicata a una realtà territoriale che è ben presente, ma Milano magari non sa nemmeno che c'è un concentrato di artisti anche di pluridecennale vecchia data, anche artisti importanti che sono spesso più conosciuti all'estero piuttosto che a Milano, non sempre così, fortunatamente, per esempio con il caso citato di Sgro. Ecco, e allora connettono queste cose, per cui c'è la pulizia, nasce in una visione complessiva dove, mettendo a fattor comune le varie disponibilità che vengono raccolte, c'è una progettualità che poi riesce a interloquire anche a valersi delle istituzioni pubbliche, o comunque quelli che fanno iniziativa pubblica. In questo caso abbiamo parlato di AMPS, ma piuttosto che del Municipio 2, adesso e anche prima, piuttosto che dei vari assessorati del Comune. Ecco, quindi infatti, fanno da collante e promozione. Anche la bravura, appunto, da parte dell'associazione di riuscire a interloquire con varie situazioni diverse, perché insomma, sappiamo, il Comune ha un colore, il Municipio ne ha un altro, AMPS non ha colore, cioè insomma, privati, pubblici. Sì, ma sai che le ferrovie dello Stato Stato. Adesso con grandi stazioni di trade, insomma, è un privato, appunto, no? Cioè, in
capo a, diciamo, a chi si è occupato della Rinascente, no? Infatti, a suo tempo, il che vuol dire più privato di così. E lì in quella situazione bisogna portare certamente, no, le necessità del, diciamo, dei nostri quartieri, no, dei cittadini, no? Non soltanto la speculazione privata, ma vogliamo anche capire che cosa succede dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera. E ci saremo, ci siamo, quindi faremo questo discorso in maniera molto diretta. Ci piace moltissimo, no, il fatto di avere alle spalle una situazione culturale di buon livello, di altissimo livello, no? Che ci aiuta, che ci mette insieme, che ci dà forza, no? Guardate sul nostro sito, ci sono delle interviste con questi artisti fatte nel 2013, appena li abbiamo conosciuti ed incontrati. Sì. C'è Iscro, c'è la Grazia Varisco, notissima all'estero, Sandro Martini, altissimo in Canada e in America, e tanti altri. E loro ci stimolavano, abbiamo proprio bisogno di voi, dicevano, no? Di qualcuno che metta insieme le risorse e le energie per arrivare a un risultato, diciamo, positivo per questi quartieri che vogliamo vedere rinascere, no? Tu, Walter, parlavi proprio di dimenticanza. Qui il problema è che spesso poi ci si dimentica, no? E quindi poi per fortuna arrivano situazioni come quella della situazione 4 Tunnel, che poi mette a posto le cose e fa ricordare l'esistenza di certe situazioni. Da un contributo molto forte, anche semplicemente a volte magari solo ricordando che esiste un luogo, esiste una problematica, si può risolvere in qualche maniera, insomma, così. Quanto invece la dimenticanza fa male in altre zone della città o in altre situazioni sulla città di Milano? Ma io direi che alla dimenticanza si associa la non conoscenza. Okay. Dopodiché abbiamo delle situazioni dove chi non conosce dice che cosa bisognerebbe fare. Ottimo. Normalmente, cercando di proporre l'introduzione di iniziative o quant'altro che esistono già sul territorio e sono ben articolate. Abbiamo avuto modo di dire nell'ultima edizione dell'anno scorso, del 25esimo appuntamento dell'anno scorso, un approccio su facciamo degli inserimenti culturali sul territorio dei, sì, quartieri, non chiamiamoli periferia perché è una brutta parola, qualcuno dice, noi diciamo che ci sono delle periferie che sono bellissime, il problema è che ci sono dei quartieri in periferia, in particolare quelli a gestione pubblica, che sono un disastro. Recentemente, è frutto della dimenticanza, recentemente Metropolitana Milanese con la direzione casa che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, che sono quasi 29.000 appartamenti tra le altre cose, ha presentato due volumi e anche i risultati del censimento. Metropolitana Milanese è entrato nella gestione, appunto, del patrimonio erbo comunale a fine 2014. Okay. E quindi nell'arco di 2-3 anni ha cominciato a fare una mappatura della propria proprietà. Si è arrivati alla fine ritrovando 2.000 appartamenti. 2.000 appartamenti su questi 29.000, a parte quelli occupati abusivamente, che sono attualmente un po' più di 1.200 ancora, e dove, ma persone che erano decedute, altri che erano subentrati, non si sapeva. Cioè la stessa, proprietà del patrimonio non sapeva che esistevano questi due appartamenti. Che il patrimonio del Comune di Milano è quindi nostro, cioè noi avevamo un patrimonio di cui non conoscevamo bene gli indirizzi e gli sviluppi. Allora, per cui dicevo, dimenticanza porta a non conoscenza, poi uno dice non so, però bisogna fare questo, e invece siccome sul territorio ci sono tantissime ricchezze e tantissime conoscenze, prima di intervenire bisogna dire ma su questo territorio che cosa c'è? Allora, in questo il lavoro di consulta periferia Milano, di mappatura di tutta una serie di disponibilità presenti sul territorio, in maniera tale che uno possa dire va bene, qual è all'incirca una piccola fotografia sulla quale io mi posso basare, perché le mappature che facciamo generalmente sono non sono di muri vuoti, ma sono di realtà operanti. In ciascuna, diciamo così, realtà delle 8 zone, chiamiamole così, super giù periferiche, ci sono mediamente un 70-80 presenze culturali. No? Ecco, questo qui è un po' il dato, no? Di cui 50 mediamente sono state mappate, diciamo 70-80, perché poi sono numerose le realtà culturali, perché se noi prendiamo le librerie piuttosto che le botteghe di artigianato e quant'altro, cioè la cultura va vista
come espressione, non è tanto un'espressione artistica punto e basta, ma è un'espressione più ampia del patrimonio umano e dell'espressione umana, che poi può creare anche lavoro, come diceva prima Nino. Sì, il lavoro è una cosa importantissima. Io, diciamo, sono arrivato in quella zona lì nel, facciamo finta, diciamo alla fine degli anni Ottanta. Ok. E c'era un certo lavoro diffuso, nel senso che c'erano tante iniziative tipo artigianale, piccoli negozi e quant'altro. Poi c'è stata questa chiusura del famoso rilevato ferroviario che ha... Lì, se il rilevato ferroviario ripartisse, noi avremmo 2.000-3.000 persone che lavorano da un giorno all'altro, ripartiamo, no? Con un indotto almeno altrettanto, dal punto di vista numerico, di questa dimensione. Quindi noi stiamo, diciamo, spingendo moltissimo che questa cosa avvenga, ovviamente, diciamo, nei termini che stiano bene anche dal punto di vista del sociale e dei rapporti con, diciamo, i quartieri circostanti, perché speriamo che arrivi l'arte, e l'arte c'è già e c'è un grossissimo stimolo da parte del, diciamo, di tutti gli artisti, vogliono aprirci scuole, laboratori, eccetera, cose incredibili, molto belle. Speriamo che arrivi anche, tendenzialmente la moda è il design, uh-huh. Design ci viene già ogni marzo-aprile, diciamo, quando fanno queste iniziative internazionali di altissimo livello, ne occupano una piccola parte, però diciamo aspettiamo anche il cibo e iniziative che, diciamo, che facciano aggregazione e stimolino, diciamo, le iniziative successive. Abbiamo lavorato molto sul rilevato ferroviario, abbiamo coinvolto anche il Politecnico, abbiamo fatto delle tesi con dei ragazzi, dei bellissimi progetti insieme a loro che abbiamo in qualche maniera anche presentato e condiviso non solo con i cittadini ma anche con grandi stazioni a suo tempo pubblico. E adesso, diciamo, ci aspettiamo che parta questa nuova iniziativa, questo master plan, diciamo che anche dal comune. Idee, i progetti non mancano sicuramente. Sì, le cose da fare sono tante. Prima, passando, mi ha dato dire che avete anche riprogettato il Viale Monza. Abbiamo un progetto, ci siamo uniti a, cioè, diciamo, a diverse impegnativa altre, come dichiarazione. Assolutamente sì, lo è. Viale Monza è estremamente impegnativa, anche perché è una direttrice di traffico importantissima, quindi parlare di Viale Monza nel suo complesso è lunghissimo. È veramente molto, molto importante. Però ci siamo uniti con tante associazioni che lungo Viale Monza esistono, okay. E che, diciamo, in maniera settoriale, parziale, eccetera, portano delle proposte e stiamo cercando di unificarle e le abbiamo già portate in comune, le stiamo seguendo, probabilmente per un tipo di intervento appunto parziale, fatto a pezzi, con un'idea, con un motivo, no? Unico, che poi possa essere rispettato alla fine del lavoro. A questo proposito, ecco, io faccio un invito, se posso. Sì, no? Sì, prego. Chi c'è, chi può andare sul nostro sito, chi può andare sulla nostra pagina Facebook scrivendo 4 tunnel, lo trovate immediatamente. Che poi lo vedremo anche nei commenti qua sotto la diretta, il link alla vostra pagina Facebook. Ecco, chi lo può fare, che ha un momentino, un po' di tempo, diciamo, da destinare a questo tipo di iniziative che portiamo avanti. E ha anche, come dire, voglia di mettersi positivamente a guardare i problemi che comunque ci sono, okay. Positivamente nel senso di portare delle proposte, delle ipotesi di soluzione, non trascurando gli aspetti economici, sociali, politici, eccetera, però, diciamo, portando un contributo positivo, è benvenuto nelle nostre fila. Quindi se volete, per cortesia, andate sulle nostre pagine, vedete un po' cosa facciamo e poi chiamateci, scriveteci e organizzeremo degli incontri per sviluppare delle cose. Ma credo che possa essere molto interessante, appunto, anche per studenti, per mettere in pratica magari quello che per anni gli hanno riempito la testa di nozioni, però poi, insomma, mettersi lì a progettare davvero. Magnifico, guarda. Io, proveniente dalla Politecnica di Milano, ingegneria di architettura, ho visto quasi con le lacrime agli occhi questi ragazzi, ma decine e decine, un corso intero organizzato per portare delle soluzioni, un corso intero di architettura, per portare delle soluzioni a questo problema, soluzione del rilevato ferroviario.
E ho visto delle cose bellissime, delle cose incredibili da ragazzi di cioè, vedere qual è il miglior laboratorio della propria città. Ma io vorrei anche citare un aspetto molto, molto particolare, che però mi sembra evidenzi la possibilità che ha il mondo dell'università sì. di arricchire la città e anche di utilizzare la città. Nel lavoro che hanno fatto i ragazzi di architettura, quindi se poi dava risultato di un esame. L'esame è stato fatto nella vecchia sede di Via Gluck del Museo del Manifesto Cinematografico, che non è più ha chiuso lì, non è lì adesso, è in Via Zuretti, sì. quindi non è sparito, siccome se ne è parlato negli scorsi mesi, che fine avrebbe fatto il Museo del Manifesto Cinematografico, si è spostato un pochettino più diciamo, verso l'inizio della Martesana Scoperta, sì. mettiamolo in questa maniera. E quindi sono andati lì e lì hanno sostenuto l'esame. Quindi c'è se l'università esce dalla città in maniera strutturale, ci riferiamo in particolare alle aree di ingegneria, architettura, ma anche sociologia, riescono a uno acquisire degli elementi di studio che servono loro per la didattica. La didattica sul campo serve anche alla realtà sociale che è presente. Quindi, invece di esserci questa dicotomia tra mondo dell'università e città, dove l'unico momento di incontro magari è se io dove devo affittare la stanza dove stare, tra l'altro okay. a carissimo prezzo, e invece può innervare la città. Può innervarla in particolare, c'è un tema delle case popolari, e quindi abbiamo detto utilizziamo gli spazi che ci sono per innestare delle presenze propositive. Sicuramente anche il tema delle case popolari, Comune di Milano con Metropolitana Milanese e dall'altra parte Regione Lombardia con ALER, che fanno un totale di 70.000 appartamenti, di cui 6.500 vuoti, ma anche un migliaio di spazi commerciali, potrebbero essere arricchiti da tutte queste presenze. Bisogna facilitare però i percorsi burocratici, perché altrimenti passano gli anni e gli anni, e colpa di Tizio e colpa di Caio, i processi rimangono sempre incagliati. Tu parlavi di attenzione ed è proprio questo l'argomento. Bisogna elevare il livello d'attenzione. Sì, io credo che sia molto, infatti, molto interessante l'appello che ha fatto poco fa il vicepresidente dell'associazione 4 Tunnel. Cioè, se qualcuno si vuole mettere in gioco, che ha voglia appunto di rispondere in maniera proattiva a quelli che Perfetto. Si pongono come problema, che in realtà sono delle soluzioni e possono essere delle grandi opportunità per studenti, per gente comunque che appunto ha voglia di mettersi e impegnarsi, insomma, è veramente interessante. Siamo disponibilissimi e lo facciamo da sempre, diciamo, da quando siamo nati, facciamo questo, no? E quindi benvengano questi contributi proattivi, come dici tu. Benissimo, siamo in chiusura. Io la ringrazio tantissimo, vicepresidente. Grazie mille a Nino Strada dell'associazione 4 Tunnel. Vi seguiremo a questo punto molto da vicino, perché insomma sono tante le cose che state facendo ed è davvero interessante vedere come potrà veramente cambiare il volto comunque di più di un quartiere, con insomma il rilevato ferroviario veramente unisce più di un quartiere, quindi davvero cambierà il volto di una grande fetta di Milano. Milano che insomma sta cambiando sotto i nostri occhi, o deve cambiare a breve in tantissime zone, no Walter? Bisogna stare un po' attenti. In tantissime zone, però funzionale all'abitare. All'abitare, infatti, non perché il rischio dell'utilizzo di parecchie aree di cui si sta discutendo anche adesso è che ci sia sempre una focalizzazione su un interesse particolare, ma quell'interesse particolare, soprattutto di aree diciamo così anche pubbliche o semipubbliche, ma questo interesse particolare poi è funzionale alla città, estremizzando il concetto, noi potremmo dire di cementificare tutta quanta Milano perché c'è la necessità di fare case, ma la domanda è, c'è la necessità di fare case? Quante abitazioni abbiamo libere? Davvero, no? Perché noi abbiamo un patrimonio edilizio libero abitativa di circa 70-80 mila abitazioni, non sono poche. Allora, il costruire nuovo senza tenere conto del vecchio non è funzionale alla vita della città. Nessuno dice che non bisogna fare niente, facciamo pure, ma guardiamo bene che cosa c'è, in dove una si logica, va. E che cosa stiamo vedendo facendo? Una logica complessiva dei bisogni e delle necessità. Nello stesso tempo Perfetto. Vediamo anche complessivamente tutte queste ricchezze che ci sono e mettiamole a fattor comune, costruendo dei percorsi dove la partecipazione sia semplice, non che uno debba fare una lotta per poter partecipare e progettare.
Walter, grazie mille allora anche a te. Noi ci vediamo settimana prossima ancora a parlare di periferie con la consulta Periferie Milano. Poi ci racconterai sicuramente scuole di periferie, ripartirà a breve. Ripartirà la scuola di periferie. Infatti. Mi permetto di solamente evidenziare per quanto saremo in grado di. Siamo in chiusura, vai Walter? Di aggiornare, però guardate sul sito periferiemilano.com la voce calendario, dove anche l'incontro con l'artista Ice Grove potrà essere facilmente reperito, dove, come, quando e perché. In particolare, comunque, è il 12 di gennaio alle 19:30. Però poi, sul calendario lo troverete, e poi parleremo anche delle altre cose. Perfetto, allora grazie mille, grazie a voi, grazie a voi, tutti e due. È stato veramente un piacere, Nino, averti qui ospite con noi. Walter, noi ci vediamo settimana prossima allora. Grazie. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento oggi pomeriggio alle 18 con l'informazione serale di Milano All News, e poi sempre qui in diretta domani alle 12:30 con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.